Caro Presidente Fanon, Alfano, sia caro Ministro Ministro Lorenzin, sia Lorenzin, caro Coordinatore coordinatore Lupi, Lupi, cari sia sottosegretari, sottosegretari, cari amici di Alternativa Popolare, mi dispiace non essere con voi a Roma per la conferenza programmatica del vostro partito, ma ci tenevo a inviarvi un messaggio di amicizia. Se oggi non sono con voi è perché avevo già un precedente impegno con il PPE in Portogallo per discutere la strategia in vista delle elezioni europee del 2019. Queste elezioni saranno importanti anche per il vostro partito e per il vostro paese. Bisognerà dunque costruire un centrodestra più forte che mai per poter erigere una barriera al Movimento 5 Stelle. Come in tutti gli altri paesi dell'Unione, tocca a noi cristiano-democratici fare in modo che il Parlamento europeo non diventi un luogo di sterile bagarre e di propaganda populista. E per arrivare a questo dovrete affrontare un passaggio importante, le elezioni politiche dell'anno prossimo. La legge elettorale è stata votata e tutti oramai conoscono le regole del gioco. Si tratta quindi solo di comporre le liste e di studiare le strategie adatte, passaggio che non sarà facile, ne sono consapevole. Il centrodestra italiano è ancora diviso, sfortunatamente. Sfortunatamente sono ancora troppe le differenze al suo interno. Ma la difficoltà del compito non può essere un alibi per abbandonare la sfida. E sono certo che voi continuerete a battervi per difendere anche in Italia i valori del centrodestra e della grande famiglia del PPE alla quale appartenete. Centralità della persona, sussidiarietà, responsabilità e solidarietà, economia sociale del mercato, senza mai dimenticare il progetto europeo. È questo ciò di cui i vostri cittadini hanno bisogno, perché sebbene la crisi finanziaria sia alle spalle, molto ancora resta da fare per ridare agli italiani la fiducia nel futuro. Combattere la disoccupazione giovanile, supportare il sistema bancario, attrarre capitali umani e finanziari e ancora riempire il vuoto che si è creato tra la politica e i cittadini. I socialisti ci stanno dimostrando ovunque di non essere in grado di accogliere le richieste della società, così come anche i populisti incapaci di dare soluzione a qualsiasi problema. Dunque, cari amici, tocca a voi, tocca a noi, la grande famiglia europea, farlo. Vi auguro un fruttuoso dibattito per lanciare la vostra campagna elettorale. Buon lavoro.